Avanti, gente, questa è la vostra grande occasione. Entrate nella nostra scuola di magia. Insegnano magia. Oh, ma è fuori moda ormai. Questa è l'era della scienza. Già, andiamocene a casa. È il suo turno, deve entrare in scena, Mildronio. Sì, lo vedo. E ora venite, soldi, venite per questi increduli. Soldi, soldi, a me! Uno, due, tre, uno, due, tre! Oh, 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 come facile fare soldi, come facile fare soldi! E voglio arricchire anch'io un po'. Non userai davvero i nostri soldi per questo. Sciocco! È possibile che tu sia sempre così avido, ci farai scoprire! Ora avete capito cos'è la magia. Se entrerete in questa scuola diverrete ricchi, ecco. Inoltre offriamo uno speciale servizio a quanti si iscriveranno oggi. Moltiplicheremo i vostri soldi per ben 10 volte! 10 volte! Il magico vaso è stato tramandato di generazione in generazione. Ma se metterete i vostri portafogli qui dentro, i soldi che ci sono aumenteranno di 10 volte in poco tempo. C'è qualcuno che vuole provare per caso? E avanti, signori, provate. Io portafogli! Bene, ora reciteremo una formula magica e poi entreremo nel vaso. Che questi, soldi si moltiplichino! Oh, ma cosa succede lì dentro? Ma cosa stanno facendo lì dentro? Perché non si fanno vedere? Dove sono? Non vorrei che a questo punto... Ma dovrebbero essere già fuori. Li voglio i miei soldi! Andiamo a vedere, voglio vedere! Ma cos'è qui? Cos'è quella roba? Dove sono andati a finire? Ma è una bomba! Ma è una bomba, sì! È una bomba! È una bomba! Janet, guarda là, quel teschio! Sono sicura che è un altro imbroglio del trio Drombo. Andiamo a vedere! Ecco spiegato perché la gente scappava. Non poteva certo capire che era una bomba finta. Controlliamo, ragazzi. Questo può essere aperto. Eh? Ma senti, senti! Quanto pesa questo sacco! Deve essere proprio pieno di bei soldoni! E oro d'occhino! Aiuto! Vi sembra questo il modo di trattarmi? Me ne ricorderò, statene certi! Sì, sono proprio io. E sono venuto per darvi le istruzioni per un'altra missione. Sì, signore. Ora ascoltatemi bene. Ho conosciuto una persona che conosce la pietra d'Ocasso. Siete sicuro della vostra informazione questa volta? Sapete bene che dico sempre la verità. Allora sentitemi. Colei che conosce la pietra d'Ocroston è una ragazza di nome Dorsey. Ci dica, dottor Docrobei, noi dove possiamo trovarla, ci dica. Fatemi vedere. È in cammino con 3 strani robot e si sta dirigendo verso la regione di Guts. Vi auguro un grande successo, ora me ne vado. Sta per esplodere. Dobbiamo trovare una soluzione prima che sia tardi. Fatti venire un'idea. Spero che funzioni. Non è esploso, Miss Dronio. Non c'è proprio niente da fare, sei sciocco. Eccolo pronto! Cosa ne pensa del nostro nuovo veicolo? Si chiama Aobinder. Aobinder, hai detto? L'importante non è l'apparenza, ma la sostanza. Anche una donna può truccarsi, ma non sarà mai bella se non ha delle qualità, ecco. Giusto, una donna deve essere soprattutto raffinata ed elegante. È vero, infatti mia cugina Mary, di 19 anni, non è bella, ma ha una certa presenza, così molti uomini le fanno la corte. Oh, davvero? Posso chiedere la sua età, Miss Dronio? Ho 25 anni e 3 mesi. Cosa? Ancora non ha trovato un marito nonostante la sua eleganza? Ora capisco perché si trucca tutti i giorni, capisco. Non è mai spiritosa. Via, presto! Appena in tempo, seguiamo. D'accordo. Prendiamo subito gli Yatta King. Questa è la destinazione del trio Drombo. Infatti troviamo la ragazza menzionata da Docrobei. Ha visto? L'abbiamo trovata subito, Miss Dronio. È molto più facile del previsto. Andate a prenderla presto. Agli ordini, Miss Dronio. Mi è venuta tanta sete. Bene, ti vado a prendere un po' d'acqua. No, sei per Dorsey, tocca a me. Fermi, questo è compito mio.
Dolce sete. Siamo quelli che vi faranno fare il bagno, ecco. Poverini, non sanno nuotare. Molto bene, ora ci travestiremo. Tu diventerai leone, Tonzo. Oh, sì. Boyaki, tu sarai Kakashi. Va bene. E io sarò Brickman. Com'è fresca, grazie tante, amici. Noi siamo sempre gentili con le belle ragazze. Ora, Dorsi, ci piacerebbe avere la pietra d'Ocroston. Come possiamo fare? Ma come? Non volete più incontrare il re di Guz per divenire esseri umani? Certo, solo che ci è necessaria la pietra d'Ocroston per essere trasformati in uomini. Forse avete ragione. Non so se è la pietra d'Ocroston, ma nella contrada di Guz c'è una pietra misteriosa. Sono sicura che è lei. Bene, allora dirigiamoci verso Guz. Questo è il regno di Guz. Spero che il mago che vive in questo posto sia capace di rimandarmi a Kanzan. Fermatevi, dove volete andare? Vorremmo vedere Sua Maestà per chiedergli un favore. Ora non potete vederlo, il re sta facendo colazione. Colazione? Ma come? È mezzogiorno! Ha iniziato stamattina, ma Sua Maestà è famosa per il suo appetito, così non potete disturbarlo finché non ha finito. Oh, signora guardia, questo è per lei, se ci fa passare. Va bene, perché stavolta potete andare, sì. Non che mi importi, ma cambia idea molto facilmente, non vi pare? Che cosa? Avete detto che sono stati tre strani individui? Si tratta di certo del trio Drombo. Grazie molto per averci salvato. Sapete, ci hanno gettati all'improvviso nel fiume. E poi devono aver portato via con loro Dorsi. Ma voi conoscete Dorsi? La ragazza fu presa in un tremendo tornado e scaraventata in questo posto da Kanzans. Oh, davvero, poverina. Ma se riuscirà ad incontrare il re di Guz, che è un mago, potrà ritornare a Kanzans. E anche noi tre saremo trasformati in esseri umani. Ed eravamo quasi arrivati nel regno di Guz. Acciù! Non vi preoccupate, vi aiuteremo noi. Certo, batteremo anche questa volta il trio Drombo. Allora, andiamo? Non c'è da meravigliarsi se questa colazione dura tanto. Non ho mai visto nessuno mangiare così piano. Maestà, lei può aiutarci. Sappiamo che è anche un famoso mago. Per favore, ci ascolti. Mio sire, questa gente vorrebbe incontrare anche la regina. Sapete, la regina era disgustata da un re così pigro e se n'è andata dal castello. Ha ragione. Deve essere disgustoso vivere con un uomo simile. Oh, capisco. Ma davvero la vorreste incontrare? Davvero? Ma guardate che è una persona molto dura. Ve lo posso assicurare io che ho vissuto con lei per tanti anni. Ah, per quanto dura possa essere, sono sicuro che avrà certamente un punto debole. È vero. Se riuscirete a tenere la pietra magica lontano da lei, ce la farete. Una pietra magica? Non si chiama per caso D'Ocroston? Beh, potrebbe anche darsi, ma non l'ho mai saputo. Adesso lei non ci serve più. Ma voi chi siete? In realtà siamo dei nobili ladri e ci chiamiamo Trio Drombo. Non perdiamo altro tempo e andiamo a prendere la pietra D'Ocroston. Lasciate fare a me, ora chiamo Aubinder, così in un attimo potremo partire. Aubinder, Aubinder. Subito, Miss Dronio. E ora che facciamo? Maestà, stia tranquillo, le riporterò la regina. Però deve farmi un favore al mio ritorno. D'accordo, cara. Si ricordi di mantenere la promessa. Ma allora, se sono così malvagi, consigliatemi che cosa potremmo fare. Dovremo aiutare subito la regina. Ah, potrebbe essere anche un'esperienza che la faccia riflettere. Aspettate un attimo. Oh, poverina, poverina. Oh, che indeciso! Maestà, la regina rischia la vita se non facciamo qualcosa. Ci dica dove si trova. Cosa? Non posso credere che il re abbia detto questo. Ci ha ordinato di uccidervi, ve lo giuro. Non ho mai mentito in vita mia. Oh, questo è il colmo. Altezza, il re è un uomo spaventoso e oltre a noi ha mandato anche quella ragazza per ucciderla. Oh. Non è vero, tutto quello che dice è falso. Vuole solo rubarle quella pietra. Esatto, mi dia la pietra ad Ocroston. Ah!
Come avete osato cercare di imbrogliarmi? Ora vi farò vedere io! È meglio fuggire! Ehi, mi abbandonate così! Altezza, io non lascerò questo palazzo fino a quando non tornerà a vivere con il re. Oh, Dorsin, sei proprio una ragazza molto generosa. Non è così. A dire il vero, il re ha promesso di farmi un favore se l'avessi convinta a tornare da lui. Beh, lascia che ti dia questa, allora. È una bacchetta magica che ho usato per molto tempo. Così adesso potrà soddisfare solamente un tuo desiderio. Tieni, ed usala con saggezza. Lo farò. È ancora il trio Drombo. Presto, scappiamo. Adesso provate la nostra magia, ecco. Dateci subito la pietra d'ocro, se no altrimenti... No, non possono essere! Temo proprio di sì! Sono io, cara! Oh, maestà, chi l'ha portata fin qui? Sono stati gli Yattaman a condurmi qui. Fino a quando ci saranno gli Yattaman nel mondo, l'ingiustizia non trionferà. Eccomi, sono Yatta 1. E io sono Yatta 2, al servizio della giustizia. Perché arrivano sempre al momento migliore con quella stupida frase? Eliminiamoli subito questa volta! Ah, Mildron, io capisco che ce l'abbia con loro, ma potrebbe farlo con un po' più di eleganza, non le pare, ecco. Non mi interessa affatto, ti ho detto di eliminarli subito! Ah, è proprio senza cuore, va bene, adesso lo faccio, missile d'acqua, via! Yatta! Sfera spaziale, via! Yatta King! Le tre unità Yatta si trovano nell'hangar di Yattakin, sempre pronte ad entrare in azione. È il computer di bordo a decidere quale delle tre combatterà oggi. Vai con la musica! Pronto al combattimento! Yatta Bull, partenza! Ehi, ehi, viene fuori lo Yatta Boxer! Oh, stia calma, non è Yatta Boxer! Ma cosa vuol dire? Chi è allora? Quello è solo Yatta King! Adesso comincia il divertimento! Oh, quella creatura suona ancora, la sirena con il piede, ecco! Voglio provarci anch'io! Mi dispiace, uno con le gambe così corte non ha possibilità! Voglio... Molto bene, Miss Dromio. Ti proteggo io, cara. Tutto bene, cara. Io sì, e tu, caro? Usa la bacchetta magica, non presto. Non posso più farlo. Ma tu, Dorsi, hai ancora un desiderio da esprimere, ricordi? Ma, Altezza, io sarei voluta ritornare a casa. Io... Aiuta la coppia reale, bacchetta magica. Oh, caro. Siamo salvi. Yatta Bull, prendi il tuo tonico. Funziona. Ed ora, signore e signori, ecco a voi robot sorpresa di questa settimana. Hanno usato molti robot, ma quello di oggi è certamente il peggiore. Perbacco, c'è da non crederci, ma dove andremo a finire? Bene, che possono farci delle pantofole? Mi prenderò un po' di relax mangiando patatine fritte. Boyaki, dammene un po'. Patatine fritte ha detto, ecco. Sono per me. Ora vediamo cos'hai per far fronte a queste pantofole. Molto bene, adesso faremo partire i nostri mini robot, ecco. Tappeto! Boyaki, temo che tu sia stanco! Ah, non si preoccupi, Miss Dronio, questo non è un tappeto normale, ma è fatto di metallo sensibile equipaggiato con potentissime bombe, vede? Quello che dici non si avvera mai! Che fiducia! Ma... è un magnete! Ora formate il missile, via! Molto
bene, Boiaki. Hai fatto veramente un ottimo lavoro. Sei davvero forte, credimi. Hai due baffi molto interessanti, occhi raggianti ed anche un bel naso. Ora, consulo, rimani dove sei, hai capito? Sì, certo, mi sdraio. Anche un maiale può arrampicarsi su un albero quando viene adulato. Si è accorto che ti stavo adulando? Questo non è bello da parte sua, ecco. Diventeremo delle star, ecco. Saremo famosi. Il colpo di grazia. Andare adesso? Certo! Allora, ragazzi! Yatta! Yatta! Yatta Man! Yatta Boy! Grazie, mia cara Dorsi. Sei una ragazza generosa e ci hai salvato la vita. Ma hai perso una possibilità di tornare subito a casa, vero? Oh, non fa niente, Altezza. Ho trovato dei buoni amici. Non ti preoccupare, troveremo il tuo paese. Giusto, e poi ti accompagneremo fino a Kansans. Cosa? Ma è il Kansans? Ma io so dov'è. Ma dice sul serio, maestà? Oh, certo, ci puoi arrivare anche senza la mia magia. Grazie al cielo, Dorsi. Congratulazioni. Sei stata esaudita. Ma voi non siete diventati esseri umani. Mi dispiace molto. Oh, ma ci piace anche così. In più abbiamo acquistato il coraggio e la saggezza degli esseri umani. E qualche volta siamo anche superiori. Non c'è la pietra d'Ocroston su quella bacchetta magica, lo sai? Già, e mi fa piacere che adesso siano tutti contenti. Chissà cosa starà facendo il trio Drombo. È l'ora della punizione! Quella pietra non era la d'Ocroston! Lo sa allora? Sì, e sto riflettendo sui miei errori. Ecco, come vedi, non è sempre colpa nostra. Potrebbe lasciarci tornare a casa senza punizioni una volta tanto. Non è giusto, dottor Docrobay, le pare? È una buona idea. Va bene, per questa volta potete tornare a casa. Docrobay, ma dice davvero? È la verità? Certo, ecco la musica. Ma cosa c'entra adesso la musica, eh? Ferma, ho un brutto presentimento. Ti porterò a casa col tappeto volante. Mi sembra sincero, non le pare, Miss Drogno, eh? Buttiamo la bicicletta. Molto bene, questo sì che si chiama viaggiare. Molte volte anche Docrobay è sincero, vero? Beh, se non trova proprio nessuno da sposare, perché non fa un pensierino su di lui, Miss Drogno, eh? Forse tu non sai che devo respingere molte proposte di matrimonio. Ah, ho paura, Miss Drogno, che non sarà un viaggio tanto piacevole, ecco. Che vuoi dire? Non ti capisco. Oh, ma si sta sfasciando il tappeto, così cadremo per terra. Infatti, ha proprio ragione, vediamo un po'. Ma qualcosa, voglio anche ti prego, posso provarci, ma temo che non ci sia proprio niente da fare, Miss Drogno. Ora questa è un'altra punizione di Docrobay. È proprio così. Perdonaci. Bene, sembra sia giunto il momento di salutarci. Alla prossima puntata.